realtà noi avevamo preparato qualche cosa di scritto, visto che comunque ieri è stato posto anche l'accento sul fatto che le parole volano, invece quello che si legge e quello che si vede rimane, ma le dotazioni informatiche di questa struttura non ci consentono né di far vedere il filmato che avevamo selezionato su YouTube, né di far vedere il lavoro che abbiamo fatto e che abbiamo solamente sul tablet. Target 20-35 anni, dobbiamo supporre quali siano i bisogni di queste persone, che sono i nostri, perché noi siamo babbioni. 20-35 anni donatori, stiamo parlando di nostri già donatori. Da coinvolgere nelle attività delle sezioni. Allora, partendo dal basso, appartenenza, quindi far leva sul descrittore amicizia, stima, il descrittore fa riferimento al rispetto reciproco e l'autorealizzazione, il descrittore fa riferimento all'assenza di pregiudizi, all'accettazione e alla creatività. Visto quello che gira sui social network, io e lui siamo nella sezione di Domodossola. Domodossola è assurda le cronache pochi giorni fa per alcuni atteggiamenti piuttosto spregevoli, lo dico e lo sostengo da parte del nostro sindaco nei confronti coprifuoco alle ore 20. Allora forse bisogna lavorare un po' sull'accettazione non del diverso ma dell'altro da noi, che non è diverso, è semplicemente un'altra persona. Vabbè, grazie. Le criticità in seno alla nostra ipotetica associazione. Un uso probabilmente non adeguato dei social network e di internet, come si vede anche qua. Il tentativo di ridurre, la necessità di ridurre il gap intergenerazionale. Se anche ci guardiamo intorno, probabilmente la fascia d'età 35-50 manca, no, c'è, 20-35 manca, ci sono pochi giovani e ci sono tanti babbioni. Il tentativo di sviluppare il senso di appartenenza al gruppo e l'accettazione del nuovo da parte del vecchio, perché spesso può capitare che il nuovo si proponga, ma che poi, invece, siccome si è sempre fatto così, si continuerà a fare così e quindi spesso il nuovo non viene accettato dalla compagine. Questo noi chiaramente l'abbiamo preso a livello personale basandoci sulle nostre sezioni, però possiamo dire tranquillamente che a qualsiasi livello di Avis è abbastanza diffusa questa cosa, la possiamo vedere tranquillamente. La fase del reclutamento, che è quella più impegnativa. Al primo posto abbiamo messo l'apertura delle sezioni al servizio civile, perché l'utilizzo dei civilisti, che comunque deve avere a monte un progetto di educazione civica, chiamiamola così ben precisa, nei confronti dei ragazzi, può servire a far affezionare, a fronte di un pagamento ridicolo che però non è a carico delle Avis, ma è a carico dello Stato, i giovani che potrebbero ben partecipare in maniera molto attiva alla vita delle sezioni, a fronte di un semi volontariato o di un servizio civile che potrebbe poi trasformarsi in volontariato attivo. Diventando loro stessi promotori, perché essendo in prima persona sicuramente hanno una motivazione ulteriore, avendo dei soldi, per poter essere primi attori nell'ambito della comunicazione e della promozione. La realizzazione di eventi, concerti, serate, aperitivi, avevamo pensato anche a compagnie teatrali nelle quali ci fossero come personaggi, cioè come persone di riferimento, semplicemente un regista e uno sceneggiatore, ma poi aperta a chiunque voglia partecipare, ad esempio a spettacoli teatrali che raccontino che cosa si fa in Avis, perché molti nuovi o dirigenti o volontari di fatto non sanno che cosa c'è dietro. Vado, torno e torno a casa, ma non è finita lì. Però fatto sotto forma magari di rappresentazione teatrale o di qualcosa di interattivo potrebbe essere più stimolante soprattutto. Noi abbiamo un'esperienza diretta per quello che riguarda uno spettacolo teatrale che è stato fatto sulla donazione del midollo osseo, scritto da zero e portato in pubblico e che potrebbe anche essere esportato, poi lì per discorsi strani non viene esportato, però dalle musiche, ai testi e tutto è stato fatto da zero e perché non fare una cosa simile a livello Avis e che possa essere esportata tranquillamente in tutta Italia? Sarebbe una cosa estremamente interessante che amplia anche il target, però se fatto da determinati personaggi potrebbe essere molto efficace. Più o meno si ricollega anche allo spettacolo del cuore che stanno facendo da qualche tempo, almeno nella nostra zona, l'Associazione Amici del Cuore, quindi sono cose che si possono fare.
concorsi con borse di studio. Il target di riferimento è un target di ragazzi che sono dei ragazzi di persone o in cerca di lavoro o che ancora stanno studiando. E quindi un concorso con una borsa di studio potrebbe essere utile. Vabbè, il contatto diretto, la pubblicità a diversi livelli e dei flash mob dedicati, di cui poi parlerà Luca in seguito. La fase 3 era quella degli slogan e a noi sono venuto fuori. Allora, negli slogan bisognerebbe tentare di evitare l'uso dell'imperativo, perché l'imperativo sottintende un obbligo. E quindi bisognerebbe creare degli slogan accattivanti che però utilizzino delle forme verbali non impositive. Quindi, hai mai pensato a noi? Punto di domanda. Oppure, ci pensi? Virgola, ma quanto ci pensi? È l'ora dell'amore, amiamoci per un bene reciproco. E poi l'idea era quella di scendere nella realtà dei giovani d'oggi e quindi vieni a farti un blodino anziché uno shottino. Oppure dai, fatti uno shot di Avis. Basta. In realtà c'era un filmato che avevamo selezionato da vedere, però non è possibile. Se volete vederlo voi lo facciamo vedere. Il filmato. Allora, vabbè, a parte che questo tipo di comunicazione detta un po' così velocemente, perde un po' di efficacia e dovrebbe essere contestualizzata in un'immagine, con una serie di cose, eccetera, eccetera, però sono dei concetti molto, secondo noi, molto semplici, molto diretti, un po' si rifanno anche ad altri tipi di comunicazione, quindi suonano di già sentito e il rimando diventa anche più facile e speriamo che siano anche più diretti per quello che riguarda i target di riferimento. Volevamo concludere con un filmato che lei ha già utilizzato altre volte che riguarda Abbracci Liberi, che sta per Free Hugs, che è la storia, la conosci meglio tu? No? La storia di un tizio che ritorna in Australia dopo, di un ragazzo giovane che ritorna in Australia dopo aver passato parecchio tempo all'estero e non c'è nessuno ad attenderlo. E necessita di un abbraccio, per cui prende un cartone, ci scrive sopra Free Hugs, che significa abbracci liberi, e gira per la città di Sydney con questo aggeggio. Inizialmente viene visto male, addirittura i vigili lo mandano via, ma poi la cosa parte. Fondamentalmente, io di solito utilizzo questo filmato alla fine dei miei corsi di formazione, ha sempre un effetto abbastanza interessante. Tutto lì. E noi volevamo cogliere l'occasione per prima di tutto cercare di promuovere questa cosa a livello delle singole Avis, in modo che l'abbraccio possa essere una forma di avvicinamento e quindi di eliminazione di eventuali barriere, che sicuramente permette di portare avanti i discorsi in modo più rapido ed efficace. E la seconda cosa che in ambito associativo, specialmente in contesti come questi, alla fine dei lavori si proponga un abbraccio tra tutti. Grazie. Siete invitati ad abbracciarvi però.